Questo è il Vasco V4, un piccolo traduttore tascabile pensato per tutti coloro che si trovano a viaggiare per il mondo e vogliono avere quindi a disposizione sempre un dispositivo per poter tradurre, diciamo, le conversazioni quando si è in giro. Il Vasco V4 è, diciamo, progettato come se fosse una specie di smartphone, solo che l'unica applicazione che ha, è appunto l'applicazione di traduzione. Ha un'interfaccia touch con le funzionalità base per la traduzione e poi ha dei pulsanti fisici che consentono di attivare le funzionalità di traduzione in modo molto più pratico rispetto alle classiche applicazioni che si hanno su uno smartphone. È anche molto leggero, molto compatto, è dotato di un design resistente agli urti, quindi viene pensato proprio per essere utilizzato in viaggio, quindi anche se doveste cadere, diciamo, è molto resistente e quindi non dà problemi. Le motivazioni sono essenzialmente tre. Uno, è molto più pratico perché essendo più piccolo e più tascabile, è molto più facile da trasportare. Secondo, è stato progettato per funzionare come traduttore, quindi ha un'interfaccia molto più veloce da utilizzare perché non devo avviare applicazioni e ha i tasti fisici per poter gestire con un feedback fisico, quindi senza guardare il dispositivo, le funzionalità di traduzione, quindi premo un tasto quando devo parlare io, premo l'altro tasto quando lo devo mettere in ascolto per l'altra persona con la quale sto conversando. Terza motivazione è che questo dispositivo, quindi questo Vasco V4, viene venduto con una SIM dati che può essere utilizzata in tutti i paesi del mondo, che consente appunto di fare le traduzioni online e quindi avere una qualità elevata delle traduzioni in qualsiasi paese del mondo, senza pagare alcun abbonamento e senza preoccuparmi del roaming dati, cosa che potrebbe verificarsi se uno utilizza il proprio telefono. È migliorabile? Sicuramente sì, c'è qualche cosa che avrei preferito, per esempio quando lo metto in carica non riesco a controllare lo stato di carica della batteria perché l'interfaccia non mi fa vedere appunto a quanto è arrivata la carica della batteria. Altra cosa che avrei magari preferito era la possibilità di avere un jack audio per collegare delle cuffiette, in modo che avrei potuto utilizzare per esempio delle cuffiette per poter ascoltare le traduzioni direttamente nelle cuffiette senza dover utilizzare appunto il via voce. Si possono comunque utilizzare degli auricolari dotati di attacco USB-C, oppure bisognerebbe procurarsi un adattatore USB-C per cuffie dotate di jack normale, o in alternativa si possono comunque utilizzare anche delle cuffie Bluetooth. Diciamo che è un dispositivo che mi è piaciuto molto. L'interfaccia è organizzata in modo semplice e funzionale. Quattro sono le funzionalità principali: conversazione, foto, testo e chat, e poi c'è la funzione apprendimento e naturalmente il menu delle impostazioni. Conversazione che consente appunto di utilizzare il traduttore vocale in tempo reale, quindi io posso pronunciare una frase in italiano e lui la traduce automaticamente nella lingua desiderata. Il Vasco V4 è un ottimo traduttore vocale. The Vasco V4 is an excellent voice translator. Poi c'è l'applicazione Foto. Foto serve per scattare l'immagine di un qualsiasi testo che è impresso in un cartello, su un libro o quant'altro, e lui sovriscrive alla foto, poi all'immagine catturata, la traduzione nella lingua sempre desiderata. La terza funzione è Testo. Testo è il classico traduttore testuale, quindi io digito una frase e lui me la traduce e naturalmente posso anche ascoltare la pronuncia. I would like a non-alcoholic beer. Chat invece è la funzione che consente di creare delle chat con altre persone che hanno il Vasco V4, quindi si avvia una nuova chat e poi si deve condividere con gli altri che si vogliono invitare alla chat o il codice della chat oppure il QR code. E infine c'è la funzione apprendimento. Apprendimento è come se fosse un piccolo giochino che consente di apprendere dei termini nella lingua che si vuole migliorare, quindi per esempio l'inglese. Vengono mostrati una serie di termini in inglese, per ognuno bisogna indovinare la corretta traduzione e la corretta pronuncia.